Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi giochiamo di nuovo su Minecraft. Quest'oggi cominciamo questo video qui perché sto coso ha fatto effetto. Peccato che non sono riuscito a registrare il momento giusto, ma sono riuscito a fare... Eccolo! Proteggi un villaggero da un fulmine. E invece in questo episodio incominceremo a settare l'achievement finale. L'achievement finale non farà concludere questa serie, però faremo un bel grande obiettivo, anche perché ci sono altri achievement da fare che sono più o meno facili, come portare un villaggero nei confini dell'universo e tradare con lui, oppure ci dobbiamo buttare dal punto più alto del mondo appunto più basso, oppure ho scoperto che c'è un achievement segreto che si usa l'oro. Invece, come ho detto, dobbiamo setappare l'achievement finale, ovvero prendiamo un dispenser che non ho. Diciamo così, la redstone dovrebbe stare della cobblestone, che sta per terminare la nostra cobblestone, perché l'ho quasi usata tutta per lastrare il nether per la farm che abbiamo fatto nello scorso episodio. Ok, dispenser ci serviva per queste, che mi ricordavo fossero molto di più. Intanto ci prendiamo questa unica golden apple enchantata. Non lo so dove l'ho messa, un giorno le troveremo di nuovo. Fatto questo, mancano le pozioni, la zuppa sospetta, che non mi ricordo, prima l'ho vista qui una, eccola, ma non so se quella giusta. Per sicurezza noi facciamo così, prendiamo questa, un paio di funghi e fare così, e con questo fiore ci dovrebbe creare la zuppa, quella della cicità. Vediamo. Ok, blindness, che dura 6 secondi, quindi dobbiamo essere velocissime a fare questo achievement. Ne creiamo un'altra e due per sicurezza. Lo shulk ce l'abbiamo. Dobbiamo riportare un delfino e sperare che questa volta sopravviva. E creare tante, tante pozioni. 9 di regola. E un altro oggetto molto importante è il pufferfish, perché dovrebbe darci nausea, angoli e veleno. Quindi ritorniamo dal nostro caro amico Lukaku, che è sempre qui, carino e coccoloso. E cominciamo a setappare la situazione. Qui dovremmo aprire. Non so se questo va. Ok. Però non si è svegliato. Va bene. Non ci interessa a noi. Qui mettiamo il dispenser di cui prima. Mettiamo la leva. No, lo mettiamo un blocco più dietro. Qui mettiamo una trapdoor. Ne mettiamo due per sicurezza. Però non questa qui. Ma devo gestire bene, perché dobbiamo stare attenti. Non l'ho messa le frecce, no? No. Quindi dobbiamo fare così. No, dobbiamo aprire lui. No, non ti picchiare, per favore. Meno male. Fare così. Andare qui sotto. Abbassarci. E andare qui con un tunnel d'acqua. Grazie all'effetto del delfine. Dobbiamo andare in fondo, dove saranno i warden. Ecco perché stiamo organizzando adesso, perché manca una cosa molto, molto importante, i warden. Senza warden non si fa nulla. Qui mettiamo la cesta qui, mettiamo il pufferfish, questo, le suspicious stew. E allora dovrebbe mancare soltanto warden, le pozioni, il delfino, la rosa dei wither che dobbiamo prendere forza dalla farm e nient'altro. Quindi per fare le pozioni ci servono le bottiglie. Bottiglie che prendiamo direttamente da qui. Tanto non credo che serviranno tutte queste bottiglie per la farm di miele. Ah, qui è vero, qui tre. Il nostro caro amico Pippo che abbiamo imprigionato, c'è anche lui. Si è imprigionato da solo. Non so quando è successo, per quale motivo, ma lui si è bloccato nella barca insieme a Pippo. Quindi se volete nei commenti scrivete un nome da dare all'altro Enderman. Quindi prendiamo un pochino di bottigliette d'acqua, ok? Le rimettiamo nei nostri building stand. Poi, visto che non abbiamo storate alcune verruche, ce le abbiamo soltanto qui, le prendiamo direttamente dal nostro orto e incominciamo a fare queste pozioni. Innanzitutto dobbiamo mettere tutte le verruche,
Ma per funzionare Brindisi serve la Blazord che non ho messo perché sono stupido. Mettiamo la Blazepode e adesso dobbiamo mettere, devo creare un pochino di zucchero e mettere dello zucchero qui, della Blazepode qui e il pesce palla, che il pesce palla, aspetta, qui si è fatto quasi, perché serve l'occhio fermentato che vediamo che si fa. Così. Questo fa speed, ma a noi serve lentezza. Quindi facendo così dovrebbe fare slowness al contrario. Quindi prendiamo altri pesce palla. E visto che stiamo, prendiamo anche la Phantom, che serve per fare levitate se non mi sbaglio. E le magma cream che stavano proprio vicino. Prendiamo per non fare fail. Un po' di più. Quindi qui abbiamo fatto slowness, ma noi non le vogliamo così. Noi vogliamo quelle splash, perché noi non ci facciamo mancare nulla. Va, andiamo a prendere 2 secondi dal magazzino. Per fortuna che abbiamo la nostra super mega litra della vita, perché andare avanti e indietro dal magazzino all'antro della strega poteva essere un pochino stressante. Ok, quindi gunpowder qui. Gunpowder qui. E qui non abbiamo messo niente perché ci serviva il pesce palla che abbiamo appena preso. Quindi qui facciamo slowness, abbiamo detto. Qui abbiamo visto che forza e qui respirazione acquatica. Per il momento mettiamo tutto qui dentro. Dentro questo shulker box e poi ce le aggiustiamo dopo. Per la prossima pozione serve una cosa che vi ho detto qualche episodio fa. Andiamo da nostri cari amici villaggeri. E andiamo ad acquistare un pochino di mele, di non mele dorate, ma golden carrot, che possiamo utilizzare sia per cibo, perché è a mani basse, se non il primo e il secondo, perché se non mi sbaglio dovrebbe essere anche la carne, il manzo, carne cotta di manzo, che fa 4 e 4, 4 di cosciotto e 4 di stamina. Ok, rifacciamo di nuovo lo stesso primo step per tutte e tre i burning stand. Rimettiamo le verruche perché le verruche è l'ingrediente principale delle pozioni. Perché prima dobbiamo fare la pozione normale, poi dobbiamo mettere le cose costose per creare la vera pozione. Ok, quindi come ho detto prima, mettiamo la carota d'oro per creare invisibilità. Perché se mettiamo la carota d'oro e poi l'occhio fermentato, creerà la pozione di visibilità. Qui mettiamo la cosa di membrana e qui come ultimo brewing stand mettiamo lo zucchero che come abbiamo visto prima ci dà la pozione di velocità. Qui mettiamo l'occhio fermentato e qui cominciamo a mettere la gunpowder, velocità e levitazione. Ok, e invisibilità l'abbiamo fatta. Qui mettiamo questo, prendiamo lo slow falling, lo speed e li mettiamo tutte in ordine qui. Quindi ripetiamo lo primo step di nuovo. Mettiamo le bottigliette, mettiamo le cose costose, la verruca del Nether, la Netherworth. Ricreiamo un altro occhio fermentato, che questa volta sarà unico. Faremo combinazioni, quindi mettiamo la carota d'oro perché è Night Vision, come abbiamo visto prima. L'occhio fermentato che non funziona, va bene, e questo dovevamo mettere per la fire resistance. Qui night vision, mettiamo questo. Ma che ci penso, tutte queste pozioni sono di livello 1, quindi 3 minuti, minuto e mezzo. Se non mi sbaglio, con la redstone si poteva potenziare tutto il quanto. E devo vedere come si fa quella di debolezza, perché ho perso qualcosa. È questa se non mi sbaglio, no? Eh sì, dovrebbe essere questa per un semplice motivo. Lo sapete come l'ho avuta? Perché per curare i villager ho usato questo. Visto che non mi ricordo come si faccia, perché io sono andato alla wiki e mi diceva soltanto occhio fermentato, forse non ho visto un passaggio sicuramente. Ed adesso è 4 minuti, ci prendiamo questo. Ok, quindi le 9 pozioni le abbiamo fatte. Quindi qui lasciamo una pozione per tipo e dovrebbe mancare la Widderous, il Warden e Delfino. Nient'altro. Poggers. Widderous, che facciamo così? Prendiamo le nostre 3 teste che abbiamo qui.
Anche se nella nostra farm, mentre stavo farmando, no, mentre stavo farmando, mentre stavo lastrando tutta la zona, ogni tanto vedevo dei Withersket. Io sono andato curioso e li ammazzavo. E ci hanno droppato ben 7. Vedete quanto casino ho fatto? Devo fare tutta sta zona, tutto questo livello. Ma vedete quanta cobblestone ho usato? Vedete? Tutto questo lastrato in vanilla. Ho speso 7/8 ceste, doppie ceste di cobblestone per fare tutto questo. Vedete? Addirittura 9? Ricordavo che fossero 7. Vedete, se abbasso tutti i chunk, dovrebbero atterrare un botto di scheletri. Perlomeno in off-camera stavo facendo questa cosa. Ah, vedete? Il fatto è che ogni tanto sopra si buggano, non scendono. Si buggano con le trapdoor. Quindi faccio così e spero di trovare un'altra testolina. Invece no. E pur sempre rare, vedete come quanto è facile fare anche il koa a loro. Mamma mia che bellezza. E invece sì, è spawnata un'altra testa. Quindi ne ho 10 qui. Possiamo fare un botto di beacon ora. Ah, hai parlato di beacon, ci serve un'altra Nether Star. Quindi, come abbiamo visto alcuni episodi fa, facciamo così, lasciamo tutto ciò che non ci serve qui dentro. Ci riempiamo il nostro inventario di neve. Prendiamo un bel po' di blocchi di neve. Qui dobbiamo mettere la testa. Qui ci sono le cesoie messe più o meno bene. Dopo aver tolto il loot di neve, che in base al video che ho visto. Aspetta, qui sta funzionando il meccanismo? No. Attiviamolo. Mettiamo 1, 2, 3. Si dovrebbe bloccare lì al centro. Noi ci mettiamo qui con i blocchettini di neve. Esplode. E facciamo così, per farmare di nuovo le Wither Rose. Così completiamo anche la farm di Wither Scheletro che non abbiamo fatto nello scorso episodio. E ci creiamo un altro beacon. Ok, spero di aver fatto almeno un paio di stack. Buttiamo un pochino di... Allontaniamoci. Perché mi sta uccidendo le orecchie. Ok, vediamo se abbiamo fatto un paio di stack di Wither Rose. Quasi 3 stack. E adesso è il momento di ucciderlo. Ah, tu mi uccidi le orecchie, ma io ti uccido in game. Brutto mascalzone. E ora la parte più difficile. Alla ricerca della Nether Star in tutta questa neve. Ok. Peccato che la Nether Star. Non so se la Nether Star. E fireproofing. Se non fosse così, butterei un secchio di lava e brucierei tutto come giusto che sia. Qui ci riprendiamo tutto ciò che è nostro. E che se mettiamo. Eh sì. Mettiamo le Wither Rose così. Sono 3 stack di Wither Rose. Spero che ci bastino. Qui ritorniamo nel nostro portale. Andiamo nella nostra farm di ferro. Volevo fare lo sborone e farlo di smeraldi, ma. Tanto quel beacon sarà distrutto dopo aver fatto l'achievement. Andiamo un bel po' di blocchi. Blocchi perché dobbiamo fare il secondo layer, se non mi sbaglio, per avere già un boost. Qui ci prendiamo 3 blocchi di ossidiana. Il vetro lo dovevi avere lì, perché era un altro beacon. Secondo beacon fatto in questo mondo. E andiamo a metterlo proprio vicino al nostro caro amico Shulkerino. Credo che dovrebbe bastare questo layer di ferro. Fai così. Metti un altro beacon. Ok, le foglie vanno bene. Fai così. Prendi il jump boost. Metti un lingottino di ferro. L'abbiamo fatto. Però non mi prende placed. Fino buggato questo beacon. Non mi dite che quello base fa cacare e non ha abbastanza raggio. Vabbè, spostiamo il beacon e via. Oppure ne facciamo un altro. Tanto come avete visto, in 2 secondi si batte il Wither. Come abbiamo detto, facciamo così. E qui fondo prendiamo il Wither. Effetto del Wither. Ovviamente,
Al momento non ci servono, ma dobbiamo andare a prenderci il Bad Omen. E successivamente dobbiamo prendere anche l'effetto che avevo prima, della vittoria del raid. No, meno importante, dobbiamo trovare un tempio oceanico da queste zone. Perché queste zone? Perché dopo la giungla io ho visto un bellissimo oceano. E la mani di fatiche si può ottenere soltanto attraverso Ender Guardian. Non so se è soltanto in questo modo, se ci sia anche la pozione, ma noi andiamo. Ho visto della cobblestone lì e ho detto, oh no, c'era veramente un altro dungeon in questa giungla. Ah, e questo cielo è anche caldo, quindi se gli ogni Minecraft ci fanno una benedizione, questi tempietti potremmo trovare uno sniffer, ma noi per ora non ne... nostro obiettivo di oggi trovare lo sniffer, trovare un tempio qui vicino. È solo per fare prima, non chiedo boh, super mega dungeon nella vita. Eccolo, infatti. Prendiamoci le coordinate. F2. E poi, come ho detto prima, ok, mani fatigue ce l'abbiamo. Lentezze, tutte le altre pozioni ce l'abbiamo. Glowing ce l'abbiamo grazie alle frecce. Darkness ce l'abbiamo grazie al warden, ma non abbiamo. Dobbiamo prendere il delfino e il warden, cose molto molto importanti. La Wither Rose ce l'abbiamo. Lo Shulker Box ce l'abbiamo. E dovrei aver preso la Notch Apple. Che con la Notch Apple, voi non lo sapete, ma facciamo ben 3 achievement tutta una volta quando faremo l'achievement finale. Non qui. Perché qui manca il cibo e manca la bacca normale e la noce nera. E quindi già un achievement, perché credo che prima troviamo una bacca normale di fare l'evento finale. E poi qui facciamo sia questo che applica tutti gli effetti di pozione e poi l'achievement successivo. Qui si sono buggati? Questo si è buggato. Ma se si è bloccato quello si è buggato e basta. L'altro non mi serve per il momento avere il beacon super mega OP. È quello nostro, vero? Questo è quello che ho trovato l'altra volta. No? No, perché ci sono no? Meno male che non c'è niente. Che bella questa cosa. Qui piove, qui non piove, qui piove, qui. Io questa cosa l'ho fatta nella vita reale. Voi non lo sapete, ma c'è. Quando andavo terzo o quarto superiore forse, mentre stavo andando a casa di un amico, in una stradina, da una parte pioveva e dove stavo io no, proprio davanti a me. Qui pioveva, qui no. Io, ok, ho buggato la vita reale, per ora, per me l'esistenza può concludersi qui. Dopo aver buggato 7 miliardi di volte i giochi, buggi la vita reale, hai completato gli achievement della tua vita. Diventare miliardario, essere felice, no. Buggare la vita reale è l'obiettivo principale della tua vita. Delfino non lo puoi orto adesso perché non avrebbe senso. Perché quando faremo l'achievement, lui sicuramente morirà. Quindi lo porteremo quel giorno. Ma per questo video è tutto. Se vi sia piaciuto, mettete un grossissimo mi piace. Condividetelo a tutti i vostri amichetti. E niente, bella!